Salve, io sono Monkey Simon e qui sotto di me c'è Gualti. Ciao! Siamo un po' in ritardo, è vero? Siamo un po' in ritardo a parlare di Natale e Winterfest e inverno in generale con annesse skin. Però stiamo parlando di Fortnite. E se Fortnite è il primo ad andare in ritardo con le skin invernali e non solo, ma anche a mettere le vampire a Pasqua e le streghe a luglio, questo meme non ce lo leveremo mai più di dosso. Non vedo perché allora possa arrivare in ritardo anche la mia tier list. Anzi, devo ancora pubblicare quella di Halloween, ma degli imprevisti me l'hanno imprevisto. Cioè, me l'hanno impedito. Oh mio Dio, ma che c***o ho detto? Mi hanno anche impedito di dirlo. Le regole sono sempre le solite. Andiamo ad introdurre le nostre categorie. Prefazione di Umberto Eco. Anche a te, famiglia. Brrr, che freddo! Calzini per Natale, comunemente anche chiamato Metro C. Estate. Poi abbiamo scartato tutte quante le skin e stili extra eccessivi che sono... Ma chi cazzo ha fatto entrare questo? Pace all'anima sua di Richard Benson. Mentre tu, Gualti... La prima è tortino al cioccolato. Il panorama in Lego Fortnite. Pizza okay. Margherita. Succo di ciliegia e pasta al pesto. Oh, che palle, Gualti. Come fa a non piacerti la pasta al pesto? Iscrivetevi. Geni invernale. Lo sai che cosa mi sembra, Gualti? Quell'immagine fatta con la I del Papa tutto fashion. Dai, hai presente Papa Francesco che gli hanno fatto tutto il drip bianco con la I? Gli hanno modificato la solita toga che c'ha, il solito saio. Solo che gli hanno messo tutto il giaccone, tipo la tizia Moncler, no? Però bianco. E il catenone, ovviamente, col crocifisso. Da oggi in poi, questa skin è Papa Geno II! Anche a te, famiglia. Allora, cominciamo subito con... Io devo riuscire ad essere family friendly per quanto riguarda questa skin. È bella! La stiamo aspettando tutti. Al momento della registrazione di questa live non è ancora uscita. Mannaggia, lei è l'ultima skin che manca di questo aggiornamento biblico. Ci sta pure la barbona. Sì, una che c'entra con l'underground sempre della fazione di Genesi. La che? La chiamo barbona, che volete? Ma non lo sa nemmeno la chat! Che esiste questa skin, non ce l'ho nemmeno presente. Non so manco come si chiama, figuriamoci. La penultima skin che manca, che si spera esca prima questa rispetto a questa barbona che Gualti ha nominato. La vogliono tutti. Tutti quanti ci hanno fatto anche pensieri e disegni che non si possono dire in live, forse neanche fuori dalla live, e anche fuori da qualsiasi contesto umano e non umano, trascendente e non trascendente. Prefazione di Umberto Eco. Dai, è bellissima, è Ivy bionda e tanta roba. Ho un debole per gli outfit invernali. Il problema è che, ecco, per quanto abbia effettivamente una parvenza di invernalità, tutto è meno che una skin invernale, perché insomma sta praticamente sbracciata, mi fa venire freddo solo a guardarla. Se state chiedendo meglio la Eevee originale o questa, meglio la Eevee originale. Però è comunque molto bella, più skin di Eevee, per l'amor del cielo. Il sole di FNAF. Io non avevo nessuna aspettativa per questa skin quando stava nei survey, però devo dire che quando è arrivata in game si è rivelata più bella di quello che effettivamente mi aspettavo. Ma non è di certo il mio tipo di skin. Quindi mia sì. Ovviamente. Brr, che freddo, dai. Tortino al cioccolato. A me piace troppo come l'hanno messa in game. È veramente bella. Poi c'è una skin che fa male, anche se non è una grande perdita, però fa comunque male perché è una bella skin, cioè Fogliolino Natalizio. Non ci hanno ancora messo Gaffa Natalizio, sebbene ce l'avessero anche teaserato l'anno scorso nel capanno di Crackshot, che quest'anno non c'è stato. Ma non è arrivata questa skin, quindi che cavolo. Ci hanno messo Fogliolino Natalizio, che per carità, bello. Io l'ho perso perché semplicemente mi sono scordato di riscattare tutti quanti i regali, quelli che c'erano giorno per giorno, perché era tutto quanto infognato e nascosto nella sezione delle sfide, piuttosto che fare un menu bello da riciclare come quello del capanno di Crackshot. Va bene che c'è stata modalità di Lego, va bene che ci hanno messo di tutto e di più in questa patch natalizia, però che cavolo, dai, non capisco perché. E infatti mi sono scordato, tra Natale, parenti, feste, video che dovevo realizzare, Capodanno a casa di Gennaro, grave perdita, brr, che freddo. Il panorama, che altro si è salvato? L'avrei messo in pizza margherita, ma si è salvato perché c'è le muffole. Le muffole sono belle, Simone. Bene, Gualti. Qui dobbiamo veramente essere cattivi con la maggior parte delle skin di questa riga, allora, perché io detesto le skin ghiacciate, salvo rarissime, ma veramente rarissime, contate eccezioni. Le prime tre pasta al pesto. Assolutamente estate proprio. Mamma mia, Mida, per l'amor del cielo. La Renegade, manco Gennaro se l'è collezionata, lui che le colleziona tutte. Inferno ghiacciato può anche andare in estate, visto che... Lui è pizza margherita, perché c'è una, è abbastanza carina la maschera. Altra estate, mi dispiace Drift, altra estate, mamma mia, manco con la maschera t'hanno proposto. Questo è un Genesi.
questa è un'ardua scelta. Penso che questa sia la prima volta che non metto un Jonesy in prefazione di Umberto Eco, perché per quanto mi piacciano le skin con modello di Jonesy, questa è una di quelle che userei di meno. Il Ranger dell'amore ghiacciato, brr che freddo. Due angeli che ho messo in pizza margherita perché mi piacciono, non ce la faccio proprio con le skin ghiacciate. Raven va in estate, oh mamma mia, il cavaliere rosso va in estate, Banana va in brr che freddo solo perché è Banana. Finalmente Jonesy elfo, che sono riuscito a recuperare quest'anno. Grave furto però secondo me il fatto che sia stato messo all'interno di un bundle, mentre la prima volta è uscito normalmente nello shop, anzi le prime due volte. Poi c'è anche l'altra tizia che usciva insieme a lui nel pizza margherita, nel bundle, che metterò in brr che freddo. Pesce secco ghiacciato, mi dispiace ma va in estate, per quanto comunque sia sì, simpatico. Crackshot, che è un Jonesy assolutamente prefazione di Umberto Eco. Rapace invernale, qui sto per dire una cosa brutta, a me piace, è da sì, perché a me il rapace piace, solo che non mi va di spenderci soldi. È una skin molto alla Fortnite, capito? Quindi mi piace pizza che abbiano fatto lo stile artico, che ha un po' questo mimetismo, che mimetismo non è. Frozen qua, Elsa di Frozen tarocca, proprio di wishissimo. Boh, pizza margherita estate. No, come? È molto elegante, è la principessa del ghiaccio, meglio di Elsa sinceramente. Ascoltate la canzone di Madonna con l'omonimo titolo. E Krampus, io per quanto tortino cioccolato, per quanto apprezzi la skin, me lo ricordo sempre perché era buggato, c'aveva la veste che tipo si strecciava tutta quanta, andava a finire anche sotto il pavimento della mappa. Sì, era uno dei motivi perché avevo smesso di usarlo, perché mi c'ho sto ricordo durante il capitolo 2. Comunque brr che freddo, dai, ci sta, una bella skin carina. Passiamo al Re dei Ghiacci, che bella. Sì, è una bella skin di estetica, ma la ricollego a tutta una serie di cose negative che a me non piacciono di Fortnite, nonché a uno dei peggiori eventi. Sì, ora mi direte che l'evento di Eminem è il peggiore di tutti, che non è vero secondo me. Mi direte che Frattura è il peggiore di tutti, che è assolutamente vero, ma non possiamo negare il fatto che l'evento del Re dei Ghiacci è stato quello meno apprezzato di tutti per anni. Non lo so perché era piccolo e poi era impossibile da vedere visto che sparavano. Non mi sento però di essere troppo cattivo, quindi calzini per Natale, che in realtà è una crudeltà contro l'umanità regalare i calzini per Natale. Tortino al cioccolato insieme alla sua moglie, perché a me piacciono troppo, sì, dire così. La versione femminile invece è molto bella, ha un bel viso e c'ha anche dei bei stili. Sì, assolutamente, anche a te famiglia, pure se so che non la comprerò, però per estetica merita tantissimo. Poi c'è Zenith, che per estetica sì, ok, magari quello a volto coperto si potrebbe pure salvare, ma senza... È brutto. È proprio brutto. Proprio brutto, mi dispiace. Mi dispiace anche perché c'ha uno stile dove c'ha degli artigli d'orso, sembra che c'ha sulle mani, c'ha tipo che sembra che c'ha degli artigli d'orso, appunto, ma non mi... purtroppo non mi attira ad estetica, anche se mi piacciono le persone vestite così. Ma Zenith non si salva, il codice 10. Qui penso che ci divideremo molto, Gualti, perché io so che a te questa skin ne piace, ma a me... È l'unica sericone che mi fa, che mi piace, una delle poche che mi piacciono. L'ho già detto, gli outfit invernali mi piacciono, io lei l'ho conosciuta grazie a quando ha vinto e mi è piaciuta pure la sua composizione. Simone, basta dire di no che sennò ti sculaccio. Non ha... apprezzo questa skin, i suoi fan probabilmente saranno contenti, ma è tipo una delle persone che meno mi sarei aspettato di vedere su Fortnite. Neanche io, però è bella. C'ha dei bei stili, uno stile sembra Sub-Zero, però vabbè. No, Simone, deciditi, se no ti sculaccio. No, mi dispiace, vai in estate. Questi sono tutti i Jonesy, ma sono tra i Jonesy che apprezzo di meno. Penso che siano i primi Jonesy che metterò in posizioni bassissime della classifica. Quindi tutti quanti calzini. E qualcuno in chat ora dirà: ah, ha detto calzini, ah! È di Natale, o comunque sia a che fare con l'inverno. Io non lo so. Hanno detto che c'entrava tipo con lo spirito del Natale, con i spiriti del Natale. Ma chi è il fantasma del Natale futuro? Una roba del genere, perché c'ha pure le corna da renna, quindi è natalizia per forza, Simone. Vabbè, brr, è che freddo. Natale, tipo di ciliegia. Cracabella, la versione femminile di Crackshot. Allora, a me non fa impazzire, però non mi sento nemmeno di dire che è una bruttissima skin. Brr, che freddo, secondo me. Tortino al cioccolato. Aura no, è una skin a parte, però è una skin natalizia, perché effettivamente Minty non ci hanno mai fatto. Però una non vita. È uscita a Natale. Non è uscita a Natale, però sono skin natalizie, perché tutte le skin Minty sono natalizie. O comunque le vuoi contare erano... allora? Sì, assolutamente, finché sono skin allora a parte. Anche a te e famiglia, mi è stata regalata da Lele, me lo ricordo. Questa ad esempio è una skin invernale, tra le altre cose allora ci hanno riciclato sta skin per farci Jonesy accogliente. Ah, un bel concept di skin questa.
proprio il globo di neve, mi piace tanto, sì, il concept. Solo che è troppo alla Gualti per finire nelle posizioni alte. È ovvio, mi sembra ovvio. Metto Margherita, però è molto bella, ma metto in Margherita. Calzini, mi dispiace. Quella dopo ancora è una skin alla Gualtissima. Lui ce l'ha. Lui ce l'ha, non so che cosa succo pensare, cioè sì, calzini, dai. Succo di ciliegia, ma perché anche questo, sono belli i concept, ma non sono usciti fuori bene. Oh, questa è penso la mia più grande sofferenza per quanto riguarda il Natale, perché se io ho perso Fogliolino quest'anno perché non mi sono accorto di regali dopo un po', sta skin non ho proprio potuta ottenere. Non sono riuscito ad ottenerla perché ancora non giocavo a Fortnite, non c'era ancora tornato. Natale 2019, inizio del capitolo 2. Una delle prime skin gratuite date a Natale. È il Jonesy natalizio più bello, tra i più belli. Tra i più belli, prefazione di Umberto Eco. C'ha anche una bellissima emote integrata, tra le più stupide e belle. Il panorama in Lego Fortnite. Bombarolo Minty. Ah, è vero. Sì, va bene, anche a te famiglia, su voglio essere generoso. Insomma, siamo a Natale, anche se in realtà stiamo a gennaio. Calzini. E l'unica calzini, che salvo è quella. Calzini. Cazzo di guardi. Pezziman, se ti trovi qui o comunque sia, se ti giunge voce, tranquillo. L'orso della Coca-Cola, visibilmente l'orso della Coca-Cola, non mi dite che non è vero. È molto grande, molto grande. A me piace, però non la userei mai, appunto, perché non è proprio il mio tipo di skin, però è simpatica. Tanto, tanto bella, sì. Mi piace tanto. Brr, che freddo. Poi c'è questa tizia del pass battaglia che a me non piace. A me sì. Panorama. Calzini, dai. Babbo Natale, l'unico Babbo Natale. Allora, sì, abbiamo Babbo Natale, l'unico Babbo Natale, che quest'anno è diventato un meme a tal punto che la Epic ha perculato Scina, i miei padri, quelli della Epic. Mi dispiace che non sia più disponibile in nessun altro stile, in nessun'altra variante, perché era parte del pass battaglia della stagione 7 del capitolo 1. Apprezzo questa skin non soltanto per l'estetica, sebbene sia una skin che non userei mai, quanto più perché ho infiniti ricordi legati ai video di Natale che abbiamo fatto durante il capitolo 3 e 4, dove lui insieme a Johnny Sirena andava in giro a distribuire i regali. Bello, bei tempi. Brr, che freddo. E che fatica. Oh mio Dio, questa skin è apprezzata da molti. A me fa cagare. Io la considero la Krampus donna, lei. Ce le ha le vanze appunto... da Krampus, è vero. Estate, mi dispiace, questa è proprio brutta per me. Mida Minty, calzini. Ecco, questa è proprio una skin alla Gualti. Potremmo chiamarlo anche Johnny si accogliente. Anzi, Johnny si maglione caldo con un pupazzo di neve in capoccia. Non lo so, gli sarà caduto in testa. Molto simpatica, ma non è di certo la skin che andrei ad utilizzare io. Molto bella. Calzini, dai. La Slonna Invernale è una skin che ho apprezzato molto ai tempi dell'uscita. Solo che col tempo mi è un po' scesa, perché francamente non ho mai avuto effettivamente dei contesti e dei pretesti per utilizzarla. Dopo il periodo che è uscita, la lore di Fortnite era diventata di una pesantezza, di una ridondanza tale che veramente non la sopportavo più, non ne volevo più sentire. Brr, che freddo. Cannavalo Terzo. Questa era la skin di Natale 2020. La usano solo i bot. È carina, per carità, ma non è... Brr, che freddo. Oddio, questo chi è? Il cavaliere ragno ghiacciato. No, sono due ninja di ghiaccio. Generiche, direi calzini. Questa skin, Gualti! Oh, questa è Trilli. È brutta. Bruttissima secondo me. Mi pare che ce l'ha legno. No, ce l'ho io. Ce l'hai tu. Questa è stata la mia prima skin shoppata su quella, sull'account che ho attualmente e che ho usato di più. Questa era il nuovo inizio del mio nuovo account, dove ho continuato a portare avanti. Questa ha un valore affettivo, anche se non la sto più usando. Quanti? Ma cagare, Simone. Scusami. Simone Zuccherina, Simone. Trilli, fatta meglio però, sinceramente. Che schifo, ma dove Carla? Ma certo! Ma fa cagare! È orrenda, è orribile. Oh, grazie! Per una volta ci troviamo quasi tutti d'accordo! E che sensazione bella! Ti appoggio io stavolta, dai. Assolutamente estate! Ma c'è un problema, Trog qua mostra solo questo stile, ma non mostra l'altro, quello originale, che è quello invernale, palese. Vabbè, facciamo finta che la skin a 360 gradi lui è Spider-Man. Brr, che freddo, dai, è ignorante. Ci stava bene, doveva essere Jonesy, tra altre cose. C'è un altro Jonesy che anche quest'anno ho missato. Non mi pare neanche che sia nemmeno tornato nello shop, o se è tornato l'ho missato io. Che è Babbo School. Credo assolutamente prefazione di Umberto Eco. Watson Artigo. Ma
questo testo. Calzini. Poi c'è questa skin che ci avevano dato lo scorso anno come skin gratuita, sì, insieme ma... ai vari gaff. Sono molto neutro, cioè non mi fa impazzire. Calzini. Succo di ciliegia, io la salvo questa. Io non salvo Crisabel, se ne può andare a cagare. Ramirez Artica, cioè di meglio. Calzini. È una bella skin, non la comprerei di certo, però mi piace. Esatto, sa molto di Milano Fashion Week. Ma bellissimi allora, capelli. La preferisco. Brr, che freddo. Questa la preferisco alla Ramirez Artica perché c'ha un design molto più bello e la metto in molto più moderna. Infatti era del capitolo 2 se non sbaglio. Poi c'è un'altra skin alla Gualti che è l'uomo Asdrubale. Sì, l'uomo lampadina barra luci di Natale. Io non lo so chi se le compra queste skin, però a quanto pare se le propongono e le ripropongono ogni anno qualcuno forse nel mondo che se le compra ci sta. Ad esempio qualcuno che potrebbe trovarsi nella mia stessa chiamata su Discord, sul server che trovate qua sotto in descrizione. Calzini. Pizza Margherita, perché è un bel design. Assolutamente estate per questa skin. Basta che pesto. Mi pare che era quella gratuita che veniva data sull'Epic Games Store. Non l'ho presa. Ma vogliamo parlare del bombarolo invernale che esce a maggio per il PlayStation Plus? Calzini. Oh, l'orso Neva. L'orso Neva. E qui, Gualti, penso che ci sia l'equivalente della tua prefazione di Umberto Eco. Tortino e cioccolato. È la tua risposta bene. Definitiva? La accendiamo? Io la metto in anche a te famiglia. Oh, la skin prefazione Umberto Eco a Simone. Non è vero, Simone? Simone. Gualti. Simone. Qui e Gualti. Saremo in disaccordissimo perché questa skin... C'è avuto un trauma. Questa skin io non sapevo che esisteva quando l'ho scoperta, ma questa quando skin... L'ho messa quel giorno. Ho detto che è questa skin, ma soprattutto come fa a piacerti questa skin? Simone, questa non ci skin, devi fare domande. Me le faccio, perché facendosi delle domande che non ci si rimane incurati nel mondo e nella vita. Questa skin, chiamata pasticcino, ha un secondo stile che dici, è carina, non bella ma è carina, ma è col primo stile che viene raffigurata, che è questo qua che vedete. Non è una skin buongiorno. Di Natale, è una skin di Halloween, è brutta estate, mamma mia. E poi dopo c'è la renna. La renna è stupida, se l'è comprata da legno come skin, l'ha usata per due Natali consecutivi, questo compreso, la usa anche durante il resto dell'anno, anche a te famiglia. Pizza Margherita. Pesce secco natalizio, è una skin carina ma che non mi fa proprio impazzire, io ce l'ho, ammetto di non usarla ormai da 3 anni a questa parte. Diciamo che esiste infinitamente di meglio, direi proprio brr che freddo. Succo di ciliegia, una skin Halloween di Natale. Questa sarebbe molto meglio su Halloween, però diciamo che lo potremmo considerare più che una skin natalizia, una skin invernale. Questa ha vinto un contest nel 2021, fatto durante l'estate tra altre cose, vabbè, perché servivano dei mesi di anticipo. Sì, è una bella skin, però secondo me meritavano tante altre che erano in concorso all'epoca. Brr che freddo, proprio perché comunque sia non voglio disprezzare il lavoro che c'è stato dietro. Questa invece è un'altra skin di Natale 2020 che è stata insieme a quel pupazzo di neve, dimenticabilissima. E però è la skin con più lore del gioco, perché non la si può più ottenere, ma anni dopo che non la si è più potuta ottenere, Donald Mustard un giorno se ne potrebbe uscire dicendo che lei è la chiave di volta di tutto quanto Fortnite e soltanto quei pochi fortunati che l'hanno ottenuta durante il Natale 2020 ce l'hanno grosso, mentre gli altri che non la potranno mai più ottenere si attaccano al c***o. Usai questa come skin, come esempio, per spiegare l'idiozia dietro la scelta di Paradigma in stagione 10. E comunque Calzini, non mi piace proprio. Ah, la Renegade di Pandit Zenzero è carina, cioè nella misura in cui è una Renegade, secondo me la migliore rimane quella lavica, addirittura più superiore di quella OG. Perché è freddo. A me piace, perché a me piace lo stile proprio Pandit Zenzero. C'è il gaff, quello Babbo Natale, che hanno dato gratis l'anno dopo, sempre sull'Epic Store. Mi ricordo che ci abbiamo fatto un video carino lo scorso anno, tra i gaff che hanno messo, quelli base, non quello estivo, quindi togliendo quello, è il più debole assolutamente, più bello quello renna. Succo di ciliegia, ma Calzini. Più che altro è veramente fatto con paint questa skin, che questa è davvero sottovalutata. Mi piace e mi dà troppo le vibes, forse è la stessa ma non ricordo bene, della tizia che uscì da San Patrizio la prima volta. Non è lei, ma ci somiglia. No, ci somiglia, ma è un altro modello. È questa quella del tuo backpack? È lei che ha offerto il backpack con l'accetta all'orso blu. Questa
questa è una skin da anche a te famiglia. Allora, la scatolona natalizia, bella idea, questa però sono riuscito a riscattarla perché era praticamente all'inizio delle ricompense, quando ancora non mi ero scordato. Mi dispiace più che altro che non abbiano fatto anche lo scatolone maschio natalizio, sarebbe stato carino. A me piace molto invece, perché sì, sono belli i colori, è simpatico, perché è freddo. Oddio, forse ho capito chi è. Indovina chi ce l'ha. Pablo. Ho capito qual è la skin. Lui di design può essere anche bello, ma c'ha delle scarpe, delle calze orribili. Fortnite, non ce la fai. Non ce la fai, Fortnite, a fare delle scarpe decenti per i personaggi. C'ha una bella giacca, un bel cappuccio col pelliccione, ma fa cagare, pesto, via. Il signor Candito, quanto è stupida questa skin. Ovviamente si dice da Pablo. È ingombrante, è ignorante, è strana da morire, e ha anche essa delle scarpe molto discutibili. Io lo metto in anche a te famiglia solo per le stupidaggini che si possono fare, ma è una skin che non comprerei mai. Una volta è tornata in estate perché è la skin bundle armadietto di Candy Wing, di sì, quel tizio che ha incontrato Donald Mustard e che ha ricevuto una fama inutile perché non se lo... E poi c'è una lore che non si può spiegare sul canale. No, Jack Skeletron. Sì. Lo metterei in un c'entra. No, no, c'entra, c'entra. È una skin natalizia. Sì? Io l'ho sempre detto, vabbè, lo ripropongono a Natale. Lo metto in anche a te e famiglia, perché comunque è fatto bene. È nato zero. È stato giudicato anche con le skin di Halloween, ovviamente. Allora, il pan di Zenzero. Una volta era Jonesy, sì, adesso non lo è più. Gli hanno tolto il modello. È una bella skin, molto iconica di Fortnite, anche se insomma è un simbolo del Natale. Anche a te e famiglia, dai. Una Mire Serena, molto bella, però non ha la codina. Grave errore, gravissimo errore. Infatti no, finisce anche a te in famiglia. Giafferenna, Giafferenna ci sta. È una skin questo carina. Questo panorama è molto bella, bella. Molto bella anche a te in famiglia, pure Gaff. Questa dovrebbe essere la versione maschile della Tormo calzini. Oh mio Dio, te la ricordi questa skin che ha fatto un grande clamore perché era l'ennesima skin di Danny? Eccola qua, l'elfa femmina di Jonesy, fondamentalmente. Non è una brutta skin, ma tutta la lore che c'è dietro al suo autore proprio me la rende insopportabile, veramente. Sì, ma la metto vicino a Jonesy elfo, direi. Calzini. Questa tizia che stava seduta vicino a Jonesy, ovviamente rimorchiata da Jonesy nel capanno di Crackshot durante il Winterfest del 2022. A me mi dà fastidio quei capelli disegnati sulla testa. Esatto. Quello è un dettaglio che mi è rimasto impresso. Lo stavo per dire. Me la fa mettere in calzini. La volevo mettere in brutto e freddo. C'è una delle tizie artiche, perché ci stanno una marea di tizi artici. Sai che mi sento di metterli tutti quanti in brutto e freddo, perché comunque già non sono brutte skin, sono il default del capitolo 2. Abbiamo Desdemona. Basta, pesto. Quella di ghiaccio era non inutile. Non l'ho presa proprio. Che sfiga, Simone. Mamma mia, perché non l'hai presa? Sì. Sky Invernale era una delle skin più votate tra i survey. Tutti l'hanno comprata, ma nessuno la usa eccetto Gualti, raramente, perché neanche lui la usa così spesso. Calzini, cioè, non è bruttissima, ma è molto sprecata per essere Sky, sebbene sia migliore della Sky estiva. La mammuta! La mammuta l'ho persa insieme a Jonesy Albero! La mammuta, allora, inizialmente non avevo capito perché a Natale. Vabbè, però c'ha la neve sopra, anche la proboscide, c'ha gli occhietti, capito, è carina. Capito, e c'ha la corporatura dell'orso. Allora, questa skin è stata odiata da molti perché l'hanno usata qui tra gli hardware, ovviamente perché è la skin gratuita, non perché c'ha delle proprietà estetiche particolarmente belle per loro. A me piace un sacco e mi dispiace averla missata, perché ovviamente non giocavo. È bella questa qui, assolutamente, in anche a te famiglia. Queste skin qua, col cappello natalizio, piacciono a un sacco di persone. Hanno il pigiamino. Sì, le pigiamine, no. Calzini. Allora, trovo sopravvalutate queste, nonostante le trovo abbastanza carine, ma non soddisfa i miei gusti. Nemmeno secondo me. C'è la biscotta, te la metto in brutto e freddo. Oh. E qui, penso che saremo d'accordo tutti quanti, abbiamo un Jonesy che è riciclato dal tizio lì con la palla di vetro in testa, è vero, ma è comunque sia molto bello, è un Jonesy, è natalizio. Nonostante ultimamente non sto usando, è uno dei miei Jonesy preferiti perché c'ha un bellissimo maglione. L'icona proprio ti mette di buon umore. Sì. Si vede che sta andando tutto male nella sua vita, ma lui non demorde, lui sorride, lui ti augura buon Natale e soprattutto gioca ai videogiochi nella casa di Crackshot mentre ha rimorchiato e c'è Gaff che dorme vicino a lui. La vita perfetta. L'uomo che resiste all'avversità. Quando andrete a studiare filosofia al liceo, se prenderete un liceo che comprende la filosofia, avrete anche un paragrafo, un capitolo dedicato tutto quanto a Jonesy Maglione Caldo, che finisce in prefazione di Umberto Eco, ovviamente. Manca Jonesy accogliente. È
vero. Queste qui tutte quante in briche freddo, tranne questo Jonesy che finisce in prefazione di Umberto Eco, ma non c'erano dubbi. Jonesy Artigo. Stanno solo Jonesy in prefazione di Umberto Eco. Ehi, briche freddo, briche freddo, briche freddo, briche freddo, briche freddo. Calzini per la pigiamina. Ho capito che skin è questa, un'altra elfa. La folletta. La folletta, esatto. Non mi piace, scusami, Gualti, calzini. Abbiamo poi, penso, l'ultima skin che finirà in prefazione di Umberto Eco per questa lista. Lo so, sono tutti quanti Jonesy. Ragazzi, sapete quali sono i miei gusti. Penso che sia abbastanza ovvio, palese e scontato. Jonesy, Renna. Di che cacchio stiamo parlando? Prefazione di Umberto Eco, assolutamente. La si può usare tutto l'anno perché è ignoranza pura. È la skin in lore di Fortnite, comprovato, lo potete vedere con i vostri occhi. Andatevi a vedere i video. Più buona in assoluto, proprio il ritratto del bene assoluto. Perché lui ti veniva a salvare in tempesta quando ne avevi bisogno e ti regalava un quad. Proteggeva Babbo Natale che andava a portare i regali ai giocatori. Di che cazzo stiamo parlando? Voi con Mida, perché, oh mio Dio, la loro scura, i tatuaggi, la FIA, no? L'agenzia, il dispositivo. Sei uno se non ti piace Johnny Sirena a discapito di Mida, perché lui è di fatto il bene. Questa skin mi fa simpatia comunque. Non so perché. È l'ignoranza del primo Fortnite. La metto in anche a te e famiglia. Mazzante, pigiamine hanno fatto uscire. Calzini. 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 E concludiamo proprio male questa tier list natalizia barra invernale con una skin. Con tortino al cioccolato. Ci vediamo al prossimo video. Ovviamente estate, ragazzi. Lo gnomo fa paura. Porca miseria. È orribile. Mi chiedo chi abbia voluto fare la skin dello gnomo. Che non mi spiego il perché sia una skin natalizia. Però è uscita nel periodo di Natale. Raga, no. Mi ricorda l'episodio di Piccoli Brividi. Non so se ti ricordi. Quale dei tanti? Due fratelli. Quello vanno... è quello dei gnomi. C'era un episodio dove c'erano questi gnomi che prendevano vita. Questa è la mia tier list delle skin natalizie barra invernali. Mancano alcune skin, come ad esempio manca Jonesy accogliente o la gufetta. Quella che state vedendo a schermo nella versione differita è la tier list di Gualti, che ovviamente avrà dei gusti completamente opposti ai miei per la maggior parte delle skin, perché lui si è comprato tanta di quella monnezza che non lo so, ancora la stanno studiando gli scienziati. Sul server Discord, se volete, potete fare anche voi questa tier lil. Ringrazio come sempre Gualti, che è qui a farmi compagnia quando non è al lavoro, perché lui al contrario mio fa un lavoro vero come sempre, ricordiamolo. Ciao ragazzi, ciao. Trentino Gualtoni, come abbiamo fatto a non pensarci mai? Non lo so, non c'è. Ora lo sai. Il Trentino Gualto Adige. Cazzo, c'è sempre stata davanti questa cosa, non l'abbiamo mai pensata. Il Trentino Gualto Adige. No, no, no. Il Trentino Gualto Adige esiste ed è tra noi. Adesso mi è venuto in mente il meme. Il Trentino Gualto Adige non esiste, non può farti del male. Il Trentino Gualto Adige. È quasi quello della foto che ti ho mandato, Gualti. Eh? Quello della foto che ti ho mandato invece. Quello sarebbe. Gualto Adige! Aiuto. Fogliolino! No, aspetta! Fogliolino, aspetta! Evita! Cagami! 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 Grazie! No! No! Pezzo di merda!